Sin da bambina ho vissuto in una famiglia dove ci si voleva bene e con valori cristiani. Mio padre ci teneva molto a portarci tutte le domeniche a messa. Siamo quattro figli e ci caricava tutti sulla macchina e se facevamo un po' tardi incominciava a suonare il clacson che dovevamo arrivare in tempo. E poi mi ha insegnato anche le preghiere. Perché dico questo? Perché comunque la famiglia mi ha insegnato una fede, mi hanno trasmesso, che poi mi ha aiutato molto nella vita. Per me avere fede è come avere una marcia in più. Tant'è vero che sono cresciuta grazie anche alla permissione dei miei genitori facendo delle belle esperienze, tipo una settimana di spiritualità all'interno di un monastero agostiniano, precisamente a Lecce, in Toscana, dove noi avevamo il momento per poter parlare con le monache ed io avevo sui 17-18 anni. E mi hanno aiutato molto queste esperienze a crescere come persona, proprio più capace di amare, sì, perché una persona matura in realtà è la persona che acquista capacità di amare la propria persona e gli altri. Ho potuto partecipare anche a dei ritiri spirituali di 1 o 2 giorni a Villa Nazareth a Fermo. E tante altre esperienze formative di questo genere. E mi sono resa conto, con l'andare della vita, che il Signore ha permesso tutte queste esperienze buone, positive, come quando ti deve preparare per un viaggio. Era come se io avessi un borsone e ogni volta che andavo a questi ritiri, il Signore mi permetteva di mettere dentro del, diciamo così, del materiale, dei valori, delle esperienze che mi sarebbero servite poi nella vita, che durante il percorso della vita io non potevo saperlo, ma lui sì, avrei trovato quello che mi serviva da questo borsone per vivere quella situazione in cui mi trovavo. E quindi devo dire grazie alla mia famiglia che mi ha trasmesso dei valori, ma che mi ha permesso anche di fare queste esperienze, che mi hanno permesso di crescere in questo senso. Devo dire anche un'altra cosa, il fatto di essere cresciuta sempre come una ragazza a casa e chiesa, purtroppo aveva favorito in me una visione di superbia, che il Signore ha pensato bene a un certo punto di rimettere al suo posto, permettendo appunto che io avessi, sperimentassi la mia miseria, quello che ero io. Perché a un certo punto, sempre quando ero ragazza, tutti mi dicevano come sei brava, come sei. E io mi ero convinta che effettivamente era merito mio, dico, voglio vedere però cosa sono io senza Dio. Ho incominciato a pregare di meno, ho incominciato a lasciare tante cose, ma avevo mantenuto il fatto di andare a messa. L'unico filo di gancio era il fatto di andare a messa, tutto il resto l'avevo abbandonato. Però lì per lì mi sono resa conto che effettivamente incominciavo ad avere vergogna della mia persona, avevo incominciato a chiudermi e quando incontravo le persone abbassavo la testa, non parlavo più, non sorridevo più. Mi rendevo conto che aver chiuso le porte a Dio in realtà stavo vedendo quello che ero. E quello che ero non mi piaceva, mi vedevo misera, piccola, fragile e peccatrice. Peccatrice come, scusa? Peccatrice perché quando ti chiudi in te stesso ti impoverisci. E in più poi quando sei ragazzo cerchi anche di piacere nel cibo,
mi mettevo a mangiare di tutto e di più, quindi avevo anche problemi di fegato e poi anche una ricerca proprio fisica, così di erotica, che poi dopo, quando ho capito quello che era, mi vergognavo tantissimo, tanto, per cui incominciavo ad avere disprezzo della mia persona. E mi guardavo allo specchio e mi dicevo: Giannina, tu sei un verme, mi fai schifo. Sono stati anni brutti nei quali ho incominciato proprio a odiarmi, ma quel filo che avevo mantenuto di andare a messa mi ha salvato, perché di lì piano piano ho ricominciato a riabbracciare, diciamo, l'amore di Dio. Perché ho capito che anche quell'esperienza Dio l'ha permessa per farmi capire che sì, ero brava, ma perché c'era Dio che operava in me, non perché ero io. Sì, ma la domanda mia adesso è inopportuna, ma te la faccio. Ti ubriacavi per caso? No, No. no. Avevi rapporti sessuali a gogo come avviene oggi? Che A gogo, che vuol dire? cambi partner No, ogni... no, no. No. Quindi praticamente era tutto un fatto interiore. Sì. Quindi l'erotismo era un fatto... Il Allora, fatto di mangiare, che probabilmente bevevi un bicchiere di vino? no, io No, cos'è? mangiavo cose che mi piacevano molto, tipo Nutella, maionese, poi passavo dal dolce al salato, Beh. cercavo proprio una compensazione nel gusto. Sì. E poi la compensazione nel fisico, masturbandomi, ma Come? qua Nel con la fisico? Ah, la masturbazione. masturbazione sessuale, diciamo quella lì. Praticamente poi però, quando ho capito che questa cosa, parlo sempre di un periodo in cui ero ragazza, quando ho capito che però questo ripiegamento su me stessa mi avrebbe impedito di amare, perché amare è donare, e invece la chiusura ti fa prendere un atto egoistico, io decisi di io volevo decisi che volevo amare nella vita, non volevo essere egoista, quindi ho abbandonato queste cattive abitudini, che poi erano diventate anche mi sono resa conto, quando ho voluto abbandonarle, che purtroppo erano diventate delle vere dipendenze. È stato difficile per me proprio smettere di masturbarmi, e lì ho capito che ne ero diventata dipendente. Sì, una domanda. Contano i sacramenti, la comunione, la partecipazione al sacrificio eucaristico della messa? Contano queste cose? La confessione, avere un padre spirituale? Contano queste cose per Sì. uscire fuori dalle trappole che tu Infatti, dicevi? da queste trappole io ne sono uscita proprio con l'aiuto di un monaco cistercense all'abbadia di Fiastra, con il quale riuscivo a parlare di questo peccato intimo, di cui difficilissimo e liberai il mio cuore, e ricordo che piansi di gioia. Una confessione che non dimenticherò mai. E i sacramenti sì, senz'altro, perché poi di lì ti riaccosti al Signore, che ti dà Lui la forza. Lui ti dice: non temere, Giannina, perché se anche il tuo peccato fosse come lo scarlatto, non temere di accostarti a me. Tu sei preziosa ai miei occhi, degna di stima, io ti amo. E di qui incominci a rivivere, a ritrovare la gioia, e quindi ho ricominciato anche a sorridere, a guardare le persone in volto, ad amare la mia persona. Così.